Sicuramente la comunicazione in questi eventi è importantissima, soprattutto perché abbiamo la possibilità di mostrare, diciamo, noi come sviluppo tecnico quelle che sono i risultanti di anni di prove fatte in campo e di, diciamo, di risultati tecnici in campo. Siamo di fronte ad una svolta quasi epocale in cui sicuramente la biostimolazione, i biostimolanti prendono, diciamo, maggior piede, anche l'utilizzo di microrganismi, prendono maggior piede in agricoltura e prendono la giusta importanza, così come c'è la nutrizione. E quindi in questo senso siamo qui a presentare delle strategie provate e comprovate in campo per portare avanti una cerasicoltura di qualità.